oggi, domani. Ieri un accordo tra parlamentare, tra il PD e il Movimento 5 Stelle sblocca l'impasse della Consulta e porta all'elezione dei 3 giudici. Domani si rovescia tutto. Va in votazione la mozione di sfiducia individuale che il Movimento 5 Stelle presenta contro forse il principale esponente di governo, del governo Renzi, cioè Maria Elena Boschi. Oggi in mezzo proviamo a tirare un po' le somme di quello che è stato e di quello che sarà con Luigi Di Maio. Buonasera. Vicepresidente della Camera, esponente di prima fila del Movimento 5 Stelle, ospite della puntata numero 10 di Corriere Live. Con me Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, e Alessandra Rachi, che terrà il filo diretto con i lettori, con chi ci guarda in diretta streaming sul sito del Corriere. Portare le domande a questo tavolo e rivolgerle a Luigi Di Maio è semplicissimo, basta che le scriviate sul vostro profilo Twitter e aggiungiate col cancelletto l'hashtag Corriere Live. Iniziamo dalla notizia dell'ultima ora. Renzi, intervistato al TG5, ha finalmente individuato l'arbitro che dovrà dirimere le questioni aperte, saranno tantissime, tra gli obbligazionisti e le banche incriminate. Quest'arbitro, a sorpresa, sarà l'Autorità Nazionale Anticorruzione, così vuole Renzi, nella persona di Cantone. Bruciate quindi anche l'ipotesi della Consob. È una soluzione che soddisfa il Movimento 5 Stelle oppure no? È una situazione mediatica, sappiamo che Matteo Renzi utilizza Cantone ormai per tutto, anche per dirigere il traffico tra poco probabilmente, perché sa benissimo che ha bisogno di un'operazione spot in questo momento, però al di là dello spot la mia preoccupazione è che questi soldi non bastano a risarcire coloro che hanno perso tutto, hanno perso i risparmi. Stiamo parlando di 431 milioni di euro di 12.500 risparmiatori retail che avevano comprato queste obbligazioni. Sì. Qui ci sono solo 100 milioni, quindi possiamo mettere anche il miglior arbitro, però il problema è la ciccia che manca in questo momento e quello mi preoccupa più di ogni altra cosa. Noi abbiamo non solo cittadini pensionati, lavoratori che per una vita hanno messo da parte risparmi e li hanno persi, ma abbiamo anche delle onlus di disabili che erano stati raggirati, lo possiamo dire chiaramente, e quando gli sono state vendute le obbligazioni subordinate. Credo che come questa ci ha abituato Matteo Renzi ad utilizzare a fare queste trovate per uno spot, però in realtà sappiamo il Cantone quante cose deve gestire, probabilmente arriveremo ad un punto in cui... Come dire, fosse lei un obbligazionista di quelli fregati, non si sentirebbe quindi tutelato da questa scelta? Io non mi sentirei tutelato dalla scelta di aver stanziato solo un quarto dei soldi che andranno a risarcire le persone, poi come si gestirà lo vedremo nei prossimi mesi, non vuole essere un attacco a Cantone, però ormai è tutto mediaticità in questo governo, però poi la sostanza manca e questo mi preoccupa, perché se anche un tema così importante come quello dei risparmi di oltre 10.000 italiani viene utilizzata con la solita dinamica mediatica dello spot che sa utilizzare benissimo questo governo, probabilmente non la si sta affrontando con l'obiettivo di aiutare i risparmiatori, ma con l'obiettivo di non perdere consensi come governo. Io le faccio altre due domande spot, dopodiché entriamo proprio nel vivo del dibattito, parleremo ancora delle banche, però volevo chiedere un passo indietro a ieri. Avete eletto insieme al Partito Democratico i giudici della Consulta, in un comportamento diciamo lineare, perché voi avevate aperto sin dall'inizio a questa opzione. Se non fosse che magari avete criticato Barbera, molti di voi avevano criticato Barbera, salvo poi eleggerlo. E come dire, l'inizio può essere l'inizio di un qualcosa di diverso nel rapporto parlamentare col centrosinistra di governo? Noi questo metodo lo abbiamo sempre utilizzato, anche nella passata votazione della Consulta abbiamo votato nomi insieme alla forza politica di maggioranza, anche sulla legge sugli ecoreati, che è una legge importantissima, abbiamo votato ad ampia maggioranza in Parlamento, perché lo spirito del Movimento è quello di votare le cose buone insieme agli altri quando le cose sono buone e quando il compromesso non è a ribasso. In realtà è il PD che si riduce sempre quando arriva con l'acqua alla gola, cioè normalmente si rivolge a Berlusconi per fare accordi sotto banco che avrebbero portato l'avvocato di Berlusconi alla Corte Costituzionale, Francesco Paolo Sisto, oppure un indagato come in quel momento era ed è Pitruzzella. Però quando poi non ha più i voti, capisce che Berlusconi non gli può dare una mano, allora cede al metodo del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo ottenuto due cose. Una, abbiamo sbloccato l'impasse. 32 sedute ci sono costate, ho fatto i calcoli, 16 milioni di euro come contribuenti. 16 milioni di euro. Come, di 32 sedute di fumata nera. Noi viaggiamo su circa 100.000 euro all'ora il costo della Camera. Seconda cosa importante, abbiamo fatto fuori l'altra volta Luciano Violante. Questa volta l'avvocato di
Berlusconi, cioè abbiamo sostituito soldati di partito. Cioè, quindi sta dicendo che nella disputa ha vinto il 5 Stelle. Ha vinto il metodo del Movimento 5 Stelle, che significa adesso aver portato tre persone. Ora, noi con Barbera, l'unico neo di Barbera secondo noi era il fatto che aveva avuto un passato politico. Però al di là di tutto, se lei chiede negli ambienti accademici, è un profilo altissimo, profilo come lo è Modugno, come lo è Prosperetti, che sono i tre nomi di altissimo profilo entrati lì dentro, ma che soprattutto noi non conosciamo. Cioè Grillo Casaleggio, Di Maio, chiunque altro del Movimento. Non conosce questi tre nomi, quindi non ci sono state relazioni personali, anzi abbiamo adeguato finalmente, grazie al nostro intervento ieri, il metodo di elezione della consulta ad un metodo europeo, uno stile europeo ispirato all'alto profilo, alle referenze e all'indipendenza. Noi avevamo bisogno di mandare nella Corte persone che decidessero con indipendenza e coscienza, e questi tre nomi sicuramente lo faranno. Prima di dare la parola a Polito, un'ultima domanda. Cioè, c'è stata la possibilità, si è discusso fino a 48 ore fa, dell'ipotesi che il centrodestra potesse convergere sulla vostra mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Boschi, ipotesi poi, come abbiamo visto ieri, bloccata da Berlusconi durante la presentazione del libro di Bruno Vespa, e che in cambio voi votaste la mozione loro di sfiducia al governo. Che cosa è successo poi? Perché non si è arrivati a questo fronte dell'opposizione compatta contro il governo Renzi? Noi avevamo annunciato la mozione contro il ministro Boschi, cioè per la sfiducia al ministro Boschi, l'avevamo annunciata domenica, l'abbiamo presentata nei giorni precedenti e rispettava i tre giorni di tempo per essere calendarizzata. Il problema di quella del centrodestra è che si sono rifiutati di voler sfiduciare per conflitto di interesse il ministro Boschi. Perché, secondo lei? E su questo dobbiamo chiederci quali sono gli equilibri tra il partito di Berlusconi e il partito di Matteo Renzi, perché quando tu presenti una mozione invece di sfiducia al governo, che noi voteremo, perché anche il governo ha le sue responsabilità. Quindi voi voterete la mozione di Forza Italia e della Lega? O presenteremo una nostra mozione in sede di discussione. Invece domani assisteremo ad un centrodestra che esce dall'aula nonostante accusi questo governo di aver fatto male sulle banche. Io voglio spiegare un attimo perché abbiamo presentato una mozione sul ministro Boschi, perché è importante far capire le nostre ragioni. Noi qui abbiamo oltre 12.000 risparmiatori che hanno perso tutto. Nelle responsabilità di questo crack della banca, che poi non è stato un crack, è stata una liquidazione e così via, c'è sicuramente il CDA di allora, che era, in cui c'era anche il padre del ministro Boschi. In qualità di vicepresidente. Quello che noi contestiamo è che l'Italia non si può assumere il rischio di tenere un ministro in Consiglio dei Ministri che nei prossimi tempi prenda decisioni legislative per aiutare il padre. Questo rischio, che non ha nulla di penale, perché poi saranno le inchieste a dimostrare tutte le responsabilità, questo rischio si chiama conflitto di interessi, e in tutta Europa dove ci sono leggi chiare e forti, o l'atto è nullo, quindi il decreto sarebbe stato nullo, o il ministro o il padre non erano in quelle posizioni al momento, per esempio, del decreto banche popolari. Questa cosa non è avvenuta. Noi non ci fidiamo del ministro Boschi, siccome si dovranno prendere decisioni importantissime sulle banche per conflitto di interessi, chiediamo la sfiducia. Questa cosa qui il centrodestra la dice, ma poi al momento di arrivare al succo, cioè individuare delle precise responsabilità politiche sul ministro Boschi, hanno ampliato lo spettro, ma soprattutto ci hanno votato contro la calendarizzazione in Senato della mozione. La mozione che, se fosse c'è qualche stata qualche quinta colonna del Nazareno, non lo so, io so solo che io sono entrato in questo movimento credendo che fossero la stessa cosa, e sempre più casi mi ricordano e mi confermano che Forza Italia e Partito Democratico siano la stessa cosa. Se avessimo potuto presentare la mozione Boschi contro la Boschi al Senato, probabilmente ci sarebbero state ancora più opportunità di poterla sfiduciare, ma ce l'hanno impedito votandoci. Quindi il centrodestra ha salvato la Boschi. Voi guardate, visto che siamo in streaming, ognuno può visitare anche YouTube e trovare l'intervento del capogruppo Romani in Senato, che dice chiaramente: noi non siamo interessati a calendarizzare. Quindi loro possono averla tecnicamente anche salvata da una possibile sfiducia. Votando contro, sicuramente hanno contribuito a salvarla. Domani in aula alla Camera si discuterà la nostra mozione, certo, che sarà una prova del 9 per tutti quelli che negli anni hanno detto Berlusconi è in conflitto di interessi, stanno seduti lì alla mia destra, cioè alla sinistra, sulla sinistra dell'emiciclo, hanno detto Berlusconi è in conflitto di interessi, la cancelliere si doveva dimettere per opportunità politica, la cancelliere lo disse la Boschi. Domani alla prova del 9 vediamo chi è coerente e chi fa solo chiacchiere.
No, ma insomma, pretendere che il Forza Italia votasse per le dimissioni di un ministro per conflitto di interessi, vuol dire contraddire l'intera storia politica su cui è nata Forza Italia. Su questo si devono mettere d'accordo un po' Brunetta, no, Romani, Berlusconi. L'ho chiesto ieri a Berlusconi, il quale mi ha risposto, ma noi mai voteremmo per la dimissione di un unico ministro, va bene. Ma volevo fare una domanda e poi magari anche sostenerla con una domanda del pubblico. Sì. Io non capisco bene, non sono l'unico a dire la verità, lei come l'ha presentato oggi, praticamente il conflitto di interessi che vi preoccupa della Boschi a futura memoria, cioè per quello che succederà, perché quello che succederà non può più favorire Pierluigi Boschi, perché Pierluigi Boschi è già fuori dal CDA. Non capisco bene, nei tre provvedimenti che il governo ha preso su questa materia, in che modo avrebbe favorito, potenzialmente aiutato Pierluigi Boschi, e in che modo la figlia ministro Boschi lo avrebbe partecipato a queste scelte. Ma, sì, ecco. Sì, prego. Solo prego. Per facciamo partecipare il pubblico. No? Alessandro Semenzato chiedeva esattamente una cosa, diciamo, simile. Perché sfiduciate oggi il ministro Boschi e non tre mesi fa, quando il decreto salva banca è stato approvato? Perché l'ultimo decreto ha addirittura causato un danno pazzesco per 12.000 risparmiatori, tra cui tanti anche lavoratori, persone che hanno preso un'eredità e che comunque sono stati danneggiati da un decreto che, prima ancora di affrontare la questione Boschi, riguarda anche l'irresponsabilità del governo, perché si fa un decreto del genere senza tener conto di oltre 10.000 italiani. Però il conflitto di interessi, tecnicamente, non è per forza l'aver favorito. Ora lo vedremo per come andranno avanti le cose, perché stanno uscendo tante cose nuove. Adesso dobbiamo incrociare anche chi ha preso quei fidi e quei prestiti con chi ha finanziato le campagne elettorali del Partito Democratico. Magari troviamo qualche comunanza. Il conflitto di interessi esiste nel momento in cui la ministra Boschi si allontana dal Consiglio dei Ministri e ammette che in quel momento quella norma che si sta facendo riguarda una questione sua personale. Tutte le questioni di responsabilità penale, civile e amministrativa saranno verificate in sedi competenti. Quello che non è accettabile è se ci fosse, per esempio, la nostra legge sul conflitto di interessi non potrebbe far sedere in quel Consiglio dei Ministri e la ministra Boschi, e che ci siano interessi confliggenti su un decreto, su tre provvedimenti, due sono decreti e uno è un decreto legislativo attuativo della direttiva europea, che riguardano proprio quella banca, una banca che è riconducibile a parenti della ministra Boschi, perché c'è il padre, c'era il padre, c'era il fratello e c'era anche la cognata. Però guardi, posso dire un'altra cosa su questo? A me risulta, credo che sia vero, che al momento di dichiarare gli interessi, il ministro Boschi nella relazione ha accluso una cosa che si può fare, legittima, sì, cioè che i genitori hanno rifiutato l'autorizzazione a pubblicare il loro stato patrimoniale e reddituale. Secondo lei non dovrebbe essere obbligatorio per un ministro, diciamo, cioè la privacy dei parenti di un ministro, tanto per dirla, deve essere rispettata anche in una situazione del genere, oppure invece... Con una legge seria sul conflitto di interessi sarebbe obbligatorio che ogni carica importante politica di questo Stato, e non solo, anche penso ai capi delle authority, tutti quei grandi nostri organismi istituzionali che si occupano sia di legiferare ma anche di controllare, dovrebbe essere il minimo sindacale che si dichiarassero tutte le proprietà. Qui le proprietà, i possedimenti, i ruoli, le posizioni anche della famiglia, ma soprattutto dei parenti più prossimi. Certo. Ma detto questo, qui il fatto che i genitori della Boschi poi tra l'altro non abbiano fatto quella dichiarazione fa sospettare, poi come dicevo lo verificheremo, il fatto che quando si è stato fatto il primo decreto Banche Popolari e il padre della ministra era ancora vicepresidente, quel decreto fece schizzare il valore delle azioni e quindi in quel momento... anche tra gli altri di Renato Brunetta, si temono delle speculazioni, c'è stata una speculazione di 10 milioni di euro su quel più 65% di azioni dopo il decreto Banche Popolari, quindi si pensa che qualcuno il giovedì abbia comprato le azioni, il venerdì si sia fatto il decreto, il sabato le ha vendute per il 65% in più. In quel giro noi non sappiamo chi ci sia, sono sicuro di una sola cosa, che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi verranno a galla tante altre verità, ecco, mentre il Consiglio dei Ministri starà facendo magari norme
per riformare il sistema bancario. E allora questo è un rischio che non ci possiamo prendere. Poi se si fa una seria norma sul conflitto di interessi, magari scopriamo che ci sono tanti altri ministri in conflitto di interessi, benissimo, vorrà dire che la vera sfida in questo momento è quella che disse Matteo Renzi all'inizio del suo percorso al governo e poi non ha mai fatto, era: in 100 giorni risolverò il conflitto di interessi, perché il conflitto di interessi ci costa miliardi e provoca concorrenza sleale. Tanti imprenditori che ci staranno ascoltando sanno bene che il conflitto di interessi in Italia significa che io, che mi tengo in regola ma non ho nessun santo in paradiso, vengo sempre sorpassato da un furbo che ha il santo in paradiso. Lo disse fra l'altro anche il ministro Boschi in un'intervista al Corriere della Sera, che da lì all'intervista del Corriere della Sera, da 10 giorni, avrebbe presentato il conflitto di interessi e poi non si è visto. Io però, visto che sono molte rilevazioni demoscopiche e molti sondaggi che certificano come la stragrande maggioranza degli italiani in questo momento non sentono al sicuro i propri investimenti privati, lei pensa che questa storia delle banche con la relativa confusione che si è creata possa essere, rappresentare un rischio anche dal punto di vista del consenso per Renzi? Sicuramente rappresenta un rischio dal punto di vista del consenso, perché in 25 minuti il Consiglio dei Ministri fa un decreto che azzera i risparmi di oltre 12.000 risparmiatori, quindi sicuramente è un problema di consenso, perché quantomeno le responsabilità di quell'atto, cioè voglio dire, ci vuoi pensare al fatto che hai 12.500 italiani oltre a tutti gli altri, perché io sto qui, lì il problema è che i risparmi azzerati sono 780 milioni. Sì. 430 milioni sono quelli dei retail, cioè di cittadini che comunque hanno comprato queste obbligazioni subordinate. Il problema vero è di responsabilità, oppure molto, molto probabilmente, perché dovevano intervenire su quella banca con urgenza, se ne sono fregati dei cittadini. Detto questo, il problema di consenso, voglio dire anche, visto che ci sono tanti risparmiatori che magari ci ascoltano e sono preoccupati dei loro risparmi, il problema principale oggi non è quello di dire state attenti a dove investite i soldi, perché sarebbe anche da irresponsabili. Oggi il vero problema è gli organi che devono vigilare gli istituti e i prodotti in cui investono gli italiani. Come si sono comportati? Allora, è di questa mattina la notizia di un documento che la Banca d'Italia nel 2013 sì. ha presentato, dicendo la Banca Etruria, che è una delle quattro banche oggetto dei vari decreti, aveva già uno stato degrado della sua situazione economica irreversibile, un degrado irreversibile nel 2013. Quindi Banca Italia sapeva nel 2013, evidentemente, ma ha permesso a Banca Etruria di vendere tutte queste azioni subordinate fino al 2015, fino al commissariamento. Questo è un problema. Sono delle responsabilità, quindi, secondo lei, oggettive anche di chi guidava la Banca d'Italia? Io credo che come minimo il ministro Padoan o Matteo Renzi avrebbero dovuto chiedere le dimissioni sia del governatore della Banca d'Italia sia del presidente della Consob, perché l'azione è stata troppo timida su queste banche. La Consob avrebbe dovuto fare degli scenari su quei prodotti e non li ha mai fatti. Ma se voi vinceste le prossime elezioni sostituireste il governatore della Banca d'Italia? Beh, io credo proprio di sì, anche perché l'abbiamo chiesto più volte le sue dimissioni. Il punto è che la Banca d'Italia va riformata anche, perché se da una parte abbiamo un governatore che passa per una nomina, che passa per l'esecutivo, dall'altra parte abbiamo una Banca d'Italia che è partecipata dai principali istituti bancari italiani. Quindi certo. ci sono una serie di conflitti di interesse che secondo me si risolvono sul modello inglese, anglosassone, in cui la banca di Stato è pubblica, non ha partecipazione di coloro che dovrebbero essere controllati. Cioè le banche private, certo. E soprattutto poi si devono delineare una serie di percorsi per evitare che il governatore sia di nomina diretta della politica. Ma quali sono le garanzie che in termini di gestione dell'economia e del credito italiano voi potete offrire? Insomma, siete senza nessuna esperienza, diciamo, non parlamentare, intendo sì. dire, non risulta che tra voi ci siano economisti, diciamo, di vaglia che possono gestire l'economia e i risparmi degli italiani. Ma la selezione noi l'abbiamo sempre fatta come abbiamo fatto per la Corte Costituzionale, per referenze, profili accademici e indiscusse imparzialità. Quello che bisogna fare è istituire una procedura per cui chi arriva a capo della Consob... Non fate le primarie per scegliere chi arriva a capo della Consob ci deve arrivare per una procedura concorsuale di evidenza pubblica che non passi per discrezionalità politiche. Solo così si può far sì che quella persona quantomeno sia imparziale e mettere in capo a quelle persone responsabilità penali e amministrative molto forti.
Voi posso, questa è una cosa molto interessante, perché anche io apprezzo molto il metodo che avete seguito per l'elezione dei membri della Corte Costituzionale, anche prima, perché penso che una forza parlamentare che alla fine poi diventa decisiva anche per fare le maggioranze necessarie, che la Costituzione prevede, molto ampie, no? Debba partecipare, anche digerendo qualcosa, perché Barbera voi non lo volevate, l'avete criticato, quindi ve lo siete digerito in cambio di altre due scelte. Io lo trovo, fa parte del lavoro parlamentare. Mi ha colpito il fatto che stavolta non siete passati per la rete, avete scelto delle persone competenti. Questo, competenti e diciamo di garanzia. Questo criterio secondo me valerebbe anche per i sindaci, per essere onesto, perché ai sindaci sono organi monocratici, no? La legge dà dei poteri molto vasti, quindi secondo me sarebbe meglio scegliere i candidati sindaci nel modo in cui avete scelto i consiglieri e i membri della Consulta. Mi permetto di dirle, direttore Polito, che la questione è che... Anche perché ne manca uno importante da scegliere, cioè quello di ancora quello di magari. Mi permetto di dirle una cosa, l'altra volta alla passata votazione della Corte Costituzionale siamo passati per la nostra procedura di votazione telematica perché c'era il tempo e abbiamo mandato una personalità come la professoressa Sciarr in Corte Costituzionale, passando proprio per la rete. Ieri non ci siamo riusciti perché i nomi sono stati fatti, la proposta di Rosa è stata fatta 2 ore prima della votazione, sarebbe stata una presa in giro per chi doveva votare, guarda stiamo votando, tra 2 ore si chiude, e quindi non è stato possibile, ma la procedura è stata comunque partecipata perché ha votato l'assemblea di gruppo. Il punto è, per i comuni, che è proprio il nostro metodo che garantisce da una parte il fatto che chi arriva all'interno delle istituzioni abbia un respiro di partecipazione dei nostri iscritti, dei nostri attivisti, e dall'altra parte, lo ricordo sempre, io, Alessandro Di Battista, tutte le persone che in questo momento stanno lavorando sulla legge di stabilità in commissione bilancio e stanno dando filo da torcere alle marchette del governo Renzi, siamo passati tutti per la rete, abbiamo avuto la nostra opportunità di cittadini per cambiare questo paese e ce la stiamo prendendo, quindi io quella cosa la tutelerei, il metodo lo tutelerei, perché è quello che ha consentito ieri non di digerire Barbera, ma in una terna in cui c'erano un indagato, l'avvocato di Berlusconi e Barbera, adesso c'è Barbera, che è una personalità accademica indiscussa, però ha il neo di essere stato in passato in politica, e c'è Modugno e Prosperetti, che sono due personalità che non hanno mai avuto a che fare con la politica. Posso ancora, scusa un attimo, ho tante curiosità. Sulle candidature, voi a Bologna avete candidato, se ho capito bene, un parlamentare? No, non è c'è attualmente candidato l'ex nostro consigliere, cioè un consigliere uscente che è stato 5 anni e è stato candidato sindaco 5 anni fa, però fino a lunedì ci sarà la possibilità di presentare altre liste alternative, candidati alternativi. No, io l'ultima curiosità ce l'ho sulla Consulta, la classica curiosità del malpensante. Perché alla fine, come dire, tra i profili che si erano visti di accusa politica che l'opposizione faceva, soprattutto nel centrodestra, ad Augusto Barbera, è l'essere, diciamo, un fedelissimo, un sostenitore dell'Italicum. Mandando in Parlamento, alla Consulta, diciamo, 3 persone non ostili all'Italicum, che sarà sottoposto, diciamo, anche a un vaglio da quel punto di vista, si dimostra che, diciamo, in fondo questa legge è quella che a voi piace, perché di fatto potrebbe favorirvi. Noi sappiamo di preciso, il fatto che quella legge ci favorisca non vuol dire che non la stiamo combattendo, e il fatto che abbiamo proprio evitato soldati di partito vicini a Berlusconi vicini ad alcuni ambienti politici, ci permette di dimostrare che a noi non interessa cosa pensino i giudici della Corte che entrino lì dentro. Poi sappiamo che Barbera si è sempre espresso per il maggioritario, ma Modugno e Prosperetti no, e Barbera, dobbiamo anche dire, che si è espresso per il maggioritario nel 1990, certo. In tempi non sospetti. Qui ci sono 2 domande tante, ne accorpo 2 perché, diciamo, hanno lo stesso denominatore comune. Facciamo una legge Bassanini le domande. No, perché qua a gestire arrivano. E, una, diciamo, era un po' quello che stava appena dicendo Tommaso. Francesco Carpano, non lo conosco, sì. Chiede: se non volete fare alleanze, perché siete contro l'Italicum che dà un premio alla lista che vince? E, diciamo, invece Alessandro Maiucchi chiede: se foste da 2 anni al governo con Bersani,
Oggi Renzi sarebbe ancora a Firenze e Berlusconi in politica? Domanda. No, avremmo fatto la fine di Bersani, che è un altro concetto, cioè saremmo stati rottamati anche noi perché avremmo tradito quello che era l'impegno che avevamo preso con gli elettori, cioè fare alleanze, sì, ma tema su tema, come abbiamo fatto per la Corte, come abbiamo fatto per altre leggi. La domanda di prima invece riguardava l'Italicum. Perché siete contro l'Italicum che dà il premio di maggioranza e voi non volete fare alleanza? Era ma il problema non è il premio alla maggioranza o alla lista, perché tra le accozzaglie e una lista, a me va bene la lista, il problema è il premio, che ci lascia molto perplessi, perché se tu dai a chi prende il 30% al primo turno, che è l'unico vero turno, perché c'è tutta l'offerta politica, a chi prende il 30% al primo turno, dai poi al secondo turno il 55% dei voti, magari con una bassa affluenza e senza la possibilità di scegliere tutti gli altri, tu stai falsando il risultato, che non è solo un problema matematico. Perfino se vinceste voi sarebbe falsato. Infatti quello che ho detto ad Italia 5 Stelle nel mio intervento, la nostra prima preoccupazione come Movimento 5 Stelle, se dovessimo vincere con l'Italicum, sarà quella di andare ad intercettare tutti quelli che non ci hanno votato e coinvolgerli con strumenti di democrazia diretta e partecipata, perché il problema, lo stavo dicendo, non è di matematica, il problema è che se chi vince ha la minoranza dei voti, non ha il consenso tra il popolo per attuare il programma, inizieranno le resistenze, le manifestazioni, le resistenze della società. Un gigante coi piedi d'argilla. Assolutamente. Io però volevo chiederle, visto che come dire, c'è un appuntamento che in maniera incontrovertibile segnerà la sorte del governo Renzi in un senso o nell'altro, ed è il referendum sulla riforma costituzionale che si dovrebbe celebrare da qui a poco meno di un anno. Lì le squadre sono ben stabilite, la maggioranza di governo da una parte, tutti gli altri contro. Voi sareste disposti, come dire, il no, in nome del no alla riforma costituzionale, a fare un comitato unico con Salvini e Berlusconi per opporvi su questa specifica e vicenda al governo Renzi? Ma il Movimento 5 Stelle è sempre stato contro questa riforma perché tra le altre cose aumenterà le lungaggini per l'approvazione delle leggi e dopo vi spiego un attimo il perché. Per quanto riguarda i comitati, io mi auguro che i comitati li facciano i cittadini, le associazioni, gli accademici, non c'è bisogno, l'Italia non sente assolutamente il bisogno di un comitato in cui c'è il Movimento 5 Stelle che ha sempre combattuto questa riforma e poi c'è Forza Italia che al Senato l'ha votata a favore e alla Camera con Brunetta si oppone, quindi questo sarebbe anche segnale di ipocrisia, io non sarei mai disposto a fare un comitato con Salvini o con Berlusconi. Chiaro. Per quanto riguarda la lungaggine dell'approvazione delle leggi, si dice con questa riforma noi evitiamo che Camera e Senato debbano approvare la doppia conforme, cioè approvare le leggi con il bicameralismo paritario. Ma nessuno dice che questo Senato potrà attrarre a sé un Senato di consiglieri regionali e sindaci, quindi non più neanche eletto direttamente e con cariche indirette, potrà tenere in Senato una proposta di legge della Camera per 40 giorni e poi restituirgliela, cioè potrà allungare il procedimento legislativo di 40 giorni. Ora noi quando abbiamo voluto come Parlamento abbiamo approvato leggi con molto meno tempo di 60 giorni, il problema è che la volontà politica quando si devono fare leggi come l'abolizione della Fornero, l'abolizione di Equitalia, lì si temporeggia per anni. A proposito di riforme, la scelta singolare e molto discussa della Leopolda di criticare i giornali e i giornalisti, di fare addirittura quella strana classifica dei titoli peggiori, ha riacceso il tema del rapporto tra Renzi e il mondo dell'informazione, soprattutto quella pubblica, in particolar modo la RAI. Adesso è in discussione, in via di approvazione, la riforma della RAI che trasformerà il direttore generale in una sorta di super amministratore unico. Lei pensa che questo sia, diciamolo come si diceva ai tempi del berlusconismo, un pericolo per la libera informazione, che ci sia troppo legame tra il potere politico e il servizio pubblico? Beh, quello che io noto sempre di più è il problema principale della volontà del governo Renzi di provare ad attrarre sempre a sé in ogni modo la maggior parte del potere. Anche sulla RAI si passa dalla Gasparri alla Renzi, che significa la RAI nelle mani dei partiti, a Renzi la RAI nelle mani del governo. Scusi, perché... ma messa così sembrerebbe quasi che secondo lei la Renzi sia peggio della Gasparri. Noi abbiamo una proposta di riforma della RAI da prima ancora della legge Gasparri. L'obiettivo è sempre simile, soltanto che la legge Gasparri portava la lottizzazione della RAI al Parlamento, la metteva in capo al Parlamento. La lottizzazione della RAI sarà in mano al governo per le dinamiche che si innescheranno per le nomine del CDA e la nomina del direttore generale.
reale. Ma detto questo, il vero punto è: se noi vogliamo aiutare la RAI in questo momento e se vogliamo aiutare la nostra TV di Stato ad esserlo veramente, abbiamo bisogno di svincolarla dai partiti. Per svincolarla ci vogliono procedure concorsuali di evidenza pubblica e anche di sorteggio per nominare il CDA, che sono delle proposte che abbiamo fatto noi e che Renzi prima si era detto disponibile a dialogare, vedete, poi alla fine è sempre lui che dice di no. Un anno fa lui disse: sono disposto a dialogare sulla RAI, perché Grillo ne sa più di me della RAI, se ricordate quella considerazione che fece, lui è uno che ne sa, e poi alla fine è andato avanti per sé facendo una legge peggiore o uguale alla Gasparri, poi dipende dai punti di vista, insomma. Cioè, bene. No, volevo chiedere una cosa, diciamo, pochi mesi fa, neanche tanti mesi fa, il Movimento 5 Stelle sembrava in grave crisi, diciamo, veniva giudicato un po' esaurita la spinta propulsiva che aveva portato a quel grande risultato elettorale, stavate tutti in preda a discussioni sugli scontrini, scissioni, gente che se ne andava, eccetera. Poi invece all'improvviso sono cominciati a migliorare di nuovo i sondaggi, tant'è che adesso siete arrivati a 3, 4, 5 punti a ridosso del PD. Sono state intricate tre cause, tre possibili spiegazioni di questo fenomeno. Uno, meno Grillo, lo dico non polemicamente, che sappiamo tutti che senza Grillo non ci sarebbe un movimento, però oggettivamente questa eterodirezione dall'esterno, anche un po', come dire, allo stile di Grillo, probabilmente aveva un po'. E quindi meno Grillo, più capi in Parlamento, cioè gente che come lei, come Di Battista, come Fico fanno. La seconda cosa, più TV, cioè il fatto che avete deciso saggiamente, secondo me, di parlare all'opinione pubblica attraverso la TV. E la terza cosa, più disponibilità alle alleanze per ottenere risultati. Avevo parlato prima della consulta, no? Avete fatto degli accordi politici, mentre prima sembrava che fossero il diavolo gli accordi politici. Questo mix di queste tre cose la convince come spiegazione del fatto che avete cominciato a riprendervi? Io credo una cosa, che siamo in un momento del nostro paese in cui molti cittadini si stanno rendendo conto che dall'altra parte del Movimento 5 Stelle, cioè al governo di questo paese, c'è una persona che ha scimmiottato i nostri temi, Matteo Renzi, però in realtà non li ha mai realizzati veramente. E quindi anche chi aveva pensato che Matteo Renzi, parlando di abolizione dell'auto blu, le abolisse veramente, poi si è dovuto ricredere, perché le auto blu stanno tutte là, anzi ce ne sono migliaia in più da un ultimo studio che abbiamo visto. Come nella legge di stabilità si dice aboliamo l'IMU agricola ma aumentano l'IRPEF agli agricoltori, quindi è il solito gioco delle tre carte. Detto questo, saranno ovviamente i tecnici e gli studiosi a capire quale sia la reale ragione del perché stiamo continuando ad aumentare di consensi nella popolazione italiana, al di là poi dei sondaggi. Una cosa io la so, che in questo momento il movimento sta facendo quello che aveva detto Grillo all'inizio. Grillo aveva detto che questo movimento camminerà sulle proprie gambe, avrà sempre più volti e sarà sempre più autonomo. Noi, come ulteriore tassello di questa autonomia, pensiamo che il lancio della piattaforma Rousseau, che è la piattaforma telematica di autogoverno del Movimento 5 Stelle, sarà un altro tassello fondamentale per garantire autonomia al movimento, e non che ci sia stato un parricidio, perché in questi anni abbiamo sempre visto persone che pensavano che si dovesse ammazzare Grillo. Semplicemente Beppe Grillo ha detto: io ci sono sempre il garante delle vostre regole, però sono contento se questo movimento è sempre più autonomo. E non ci sono più capi in Parlamento, e non ci sono più alleanze, ma da una parte c'è un PD che si rivolge a Berlusconi, Berlusconi ultimamente lo frega sempre perché non controlla il suo partito e quindi è costretto a cedere al nostro metodo. E dall'altra parte ci sono sempre più persone che apprezzano il fatto che l'esistenza del Movimento 5 Stelle non solo è rilevante, come diceva Massimo Franco stamattina sul Corriere della Sera, ma è anche determinante per alzare l'asticella del merito, del profilo, come per la Corte Costituzionale. Alessandra? Sempre tante domande, sempre come l'avevi chiamata, Tommaso, la legge Bassanini delle domande, perché fortunatamente prego. Sono tanti lettori. Due critiche locali. Daniele Cina chiede, critica, dice: alla prova di governo i 5 Stelle sono disastrosi, e cita il caso Livorno pieno di immondizia, lui usa un'altra parola. Quindi Livorno. E sì. Poi invece David Piccinini dice che a Milano non avete fatto le consultazioni online ma una sorta di talent show,
Ah, ho letto pure un'altra che ho avuto io, un tweet che dice che a Bologna avete escluso tutti quelli che volevano sfidare il vostro candidato. No, anche perché che io sappia ci sono state tante dichiarazioni di voler candidarsi contro il nostro candidato e probabilmente arriveranno le liste, non lo so, entro lunedì. L'unica persona esclusa è una persona che aveva bisogno di visibilità probabilmente, ma stava già con un'altra forza politica, e quindi se stai con un'altra forza politica e partecipi alle riunioni di altre forze politiche non puoi stare nel movimento. Per Livorno, l'immondizia tra le strade c'è stato un giorno, perché lo sciopero legittimo degli operatori ha portato al rovesciamento dei cassonetti. Io sono stato a Livorno il giorno dopo le immagini che hanno fatto il Giro d'Italia nei TG e già non c'era. Ma la cosa che rivendichiamo di Livorno è che finalmente c'è un sindaco che mette mano ai carrozzoni politici. L'AMS è un carrozzone politico nel quale il PD per anni ha rovesciato centinaia di milioni di euro di tasse dei cittadini ed era un pozzo senza fondo. Abbiamo trovato piante organiche assurde in cui uno su quattro è operaio. Abbiamo trovato degli incentivi all'uscita di 100.000 euro a dirigenti che non solo avevano la liquidazione ma anche gli incentivi all'uscita. Finalmente ci stiamo mettendo mano con una policy che è dire: non vogliamo far fallire l'azienda, vogliamo salvare i livelli occupazionali di chi lavora, però non siamo disposti a tagliare i servizi sociali per metterli in un carrozzone politico. Mettiamoci al tavolo con i creditori, con un concordato preventivo in continuità, e cominciamo a capire come risanare l'azienda e farla rifiorire, perché potrebbe essere un fiore all'occhiello di Livorno. Roma è la madre di tutte le... quello che qualcuno chiama Tane Show per noi si chiama Graticola, ed è l'occasione che hanno, quando ci sono le persone che si vogliono candidare a sindaco, i cittadini di fargli delle domande. Poi ognuno la vede come che poi vuole. Non si capisce cosa c'hanno contro il Tane Show. A me piace. A lei piace X Factor. Sì, esatto. E quindi no, arriviamo, siamo alla, praticamente sì, in conclusione. Roma, la madre di tutte le battaglie, la città che a detta di moltissimi voi dovesse soltanto prendere e raccogliere, con quale candidato, scelto quando, scelto come? Come sapete, noi abbiamo già scelto Milano, Torino, da martedì sarà possibile scegliere Bologna, e mancano Napoli e Roma per le grandi città, perché sono le più grandi, e siccome i nostri candidati vengono selezionati con un processo partecipato che parte dai municipi, crea una lista e poi questa lista, quindi c'è un incontro reale di democrazia nella, diciamo, non virtuale, poi c'è una selezione di democrazia diretta virtuale online e poi si arriva al candidato sindaco, che sarà verosimilmente sia per Roma che per Napoli entro gennaio, insomma. Entro gennaio ci saranno i candidati, ma soprattutto c'è un programma su Roma che si sta costruendo in rete già da adesso e che abbiamo lanciato una settimana fa. Volevo chiederle una cosa, in linea del tutto ipotetica, voi potreste mai sostenere, diciamo, un candidato non del vostro partito, per esempio ai ballottaggi nelle grandi città? Mettete che, non so, a Napoli c'è uno De Magistris al ballottaggio contro uno che per voi è impresentabile, no, uno qualsiasi. Non utilizzereste mai, diciamo, non spingereste mai i vostri elettori al male minore, alla scelta più... Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo semplicemente per rispetto ai nostri elettori, nel senso che chi vuole votare al ballottaggio e per chi è libero di farlo, e noi crediamo che abbia l'intelligenza e la coscienza per farlo, non c'è bisogno di direttive politiche. Quindi tutti quelli che ci voteranno al primo turno, spero che ci votino anche al secondo turno per farci vincere in queste città, ma se i cittadini dovessero scegliere che debbano andare al ballottaggio, avranno la loro intelligenza, la loro capacità, cioè, critica. Lei napoletano non dirà neanche la sua opinione, metta no, che anzi, è un'alternativa. Dire la mia opinione potrebbe sembrare dire agli elettori: guardate, vi devo spiegare per chi votare. Invece noi lasciamo la massima libertà, che non abbiamo mai neanche invitato all'astensione, cioè noi al ballottaggio non abbiamo mai detto ai nostri elettori non andate a mare, votare, certo. Noi abbiamo sempre detto massima libertà, perché avete la vostra testa per decidere. Se Renzi perdesse Roma, se il PD non riuscisse a confermarsi e le amministrative, ci sarebbe secondo voi materia per chiedere le elezioni anticipate, visto che, come sappiamo, questo governo è costituzionalmente a tutti i crismi, ma gli manca il battesimo elettorale? Ma dopo quest'ultima legge di stabilità, che ancora una volta non risolve il problema degli esodati, ancora una volta non risolve il problema dell'IRAP sulle aziende e tanti altri problemi annosi come il reddito di cittadinanza, che ci è stato bocciato, non bisogna aspettare le amministrative per chiedere le elezioni anticipate. Io spero che si vada al voto il prima possibile in questo paese, perché in
questo momento storico questo governo è il governo col più alto spread che ci sia mai stato tra parole e fatti, e sta disilludendo tanti italiani proprio per la mole, l'overdose di slogan che gli sta somministrando. Bene, noi l'ultimissima domanda del lettore, perché questa riguarda le unioni civili. Sì. E dice: unioni civili e stepchild al palo. Se ci fosse il Movimento 5 Stelle, potremmo sperare in un matrimonio egalitario e adozione? Io ho sempre pensato, il Movimento 5 Stelle ha sempre pensato che chi si ama abbia il diritto di unirsi, e abbiamo sostenuto una proposta di legge del PD che ha affossato lo stesso PD, perché loro hanno la possibilità di decidere quando calendarizzarla. Si chiama disegno di legge Cirinna, noi lo abbiamo votato in commissione alla Camera, adesso stiamo aspettando che il PD la smetta di insabbiare le sue proposte, però noi su questo siamo disponibili. Questo lettore si spingeva oltre, parlando di matrimonio e adozione. Voglio dire, sulla questione delle unioni civili sì, sulla questione della stepchild adoption credo che sia una cosa normalissima, su tutto il resto poi si vedrà, si discuterà su questo tema qua, però iniziamo da il diritto di unirsi e il diritto di un padre che ha un figlio di poterlo far adottare al proprio compagno, o diciamo nel caso della madre, la madre, la compagna. Noi, per ora io penso che il disegno di legge Cirinna sia la strada da seguire per evitare di vanificare poi il tutto in Parlamento, poi se ci sarà un governo 5 Stelle ci ragioneremo. Benissimo, noi fra l'altro la notizia la ripetiamo anche qua in apertura su tutti i siti, è l'annuncio da parte della BBC di un esonero di José Mourinho alla guida del Chelsea. Le è simpatico Mourinho? Ma non è Mourinho, per chi tifa, per il Napoli, per il Napoli sicuramente, quindi poi... è più Sarri, insomma, sì, l'uomo in tuta. Mourinho è troppo meno mediaticità, è troppo più fighetto Mourinho. Sì. Bene, noi siamo due mourinhisti, sì, e diciamo abbastanza ortodossi, e noi ringraziamo Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, di essere stato con noi a rispondere con voi, rispondere alle domande di Corriere Live. E abbiamo esaurito il ciclo, diciamo, 2015 con 10 puntate in poco più di un mese. Non stiamo a ripetere i risultati perché, come dire, non è il nostro stile. Sono stati degli ottimi risultati. Ci rivediamo nel 2015 con lo stesso numero. Nel 2016. Buon anno.